Buongiorno a tutti. Avrei voluto salutarvi personalmente e abbracciarvi tutti insieme. Purtroppo, per tutta una serie di circostanze concomitanti, non mi è stato possibile. E quindi il mio saluto ve lo invio attraverso questo breve video. Come avete saputo, ho chiesto all'amministrazione di essere assegnato ad un altro incarico. È stata una decisione molto sofferta, ma altrettanto meditata e presa comunque nella totale serenità e consapevolezza. Questa mattina, parlando con alcune persone, più volte mi è stata fatta la domanda: ma come l'hanno presa giù al comando? A questa domanda mi veniva da sorridere, no? E ho risposto: beh, come in tutti i casi dove il capo va via, c'è chi ha brindato per la felicità, c'è una parte che è rimasta indifferente alla notizia e una parte che comunque è rimasta dispiaciuta. Però riflettendo bene, non è questa la cosa importante. Ciò che conta invece è la lealtà, la professionalità e l'impegno nel lavoro che avete sempre assicurato e di cui vi sono grato. È inevitabile che le differenze dei ruoli, in alcuni casi anche degli interessi in gioco, abbiano portato a confronti dialettici, a volte anche aspri, ma sempre improntati al rispetto reciproco. Posso con malcelato orgoglio affermare che siamo riusciti a superare tutte le difficoltà che abbiamo incontrato, tant'è che in 10 anni non vi sono stati scioperi o altre manifestazioni di protesta o di contestazione. Siamo sempre riusciti a trovare la sintesi e a fare squadra e a ottenere risultati positivi per tutti e soprattutto per i cittadini. 22 anni all'Unione, di cui 10 nel comune di Pesaro sono tanti ed è arrivata la necessità del cambiamento. Cambiamento visto come una opportunità per cercare ed affrontare nuove sfide e quindi nuovi stimoli ed emozioni. In questi anni ho imparato tanto e molto me lo avete insegnato voi. Se sono riuscito a raggiungere obiettivi professionali gratificanti, gran parte del merito è vostro. Me ne sarò eternamente grato. Sono contento che la mia esperienza presso questo comando si concluda con una significativa attività di polizia giudiziaria, che testimonia la capacità di questa struttura di concorrere con le altre forze di polizia nell'assicurare la sicurezza urbana e al tempo stesso dimostra la professionalità delle donne e degli uomini che vi lavorano. Auguro a tutti ogni bene e vi abbraccio forte forte. Viva la Polizia Locale!